Ed eccoci tornati ragazzi nell'escape room più difficile in assoluto di Minecraft, dove tutto quanto è fatto di bedrock. Quindi devo riuscire a risolvere dei puzzle. Allora, abbiamo già... Ah, bene, c'è una sella. Ah, so già cosa fare. Però no, non posso, perché prima mi serve un bastone con la carota. Rompiamo questo, perché se c'è una cosa che abbiamo capito dallo scorso episodio è che bisogna rompere ogni singolo blocco che vedi. C'è solo un problema: non posso di certo rompere i blocchi del portale. Però vedo degli oggetti. Ok, ci sono degli oggetti da recuperare. C'è del prismarino, un'altra conchiglia di nautilo. E quello che cos'è? Un tappeto e dell'altro sugarcane. Oh, qua che c'è invece? Fantastico! Beh, allora so già cosa dobbiamo fare. Piazziamo il nostro maialino, la sella. E si va! No, maledetto! Maledetto, ragazzi! Ha messo dei blocchi invisibili. Quindi non posso... Ok. Il che significa che dobbiamo farlo da sotto. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è che muore il maialino se lo faccio da sotto? No. No, 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 ma è stupido maialino, dove vai? Allora, risaliamo. Ok. È stato lui a scegliere questa via, quindi scegliamo questa anche noi. Bene, bene, sembrerebbe che stia funzionando. Ora si va da questa parte. Devo prendere quello. Qua è bloccato, qua è bloccato. Maledizione. No, cioè sta facendo tutto lui, ragazzi, vi giuro. Ok, questo mi serve. L'ho preso? Sì. Raga, vi giuro che sta facendo letteralmente tutto lui. Ok, forse da questa parte, sì. Posso andare di qua adesso? Bene. Maledetto che ha creato... Cioè, è un labirinto. È praticamente un labirinto. Dai, dai, dai. Ok. E ho preso il prismarino. E adesso devo riuscire a prendere... Dove devo andare, però? Ok, di qua. Devo prendere anche quel nautilo. Come, però? Così, bene. Da che parte vado? Di qua. Grande. Ok, sei, bene. Dai, questo livello se non altro non è difficile. Ti fa un po' perdere la pazienza perché devi stare appunto dietro al maialino. Dai. Come faccio adesso ad arrivare là sotto? Ci deve essere un modo, no? Di qua non si può. Di qua neanche. Di qua neanche. Di qua neanche. Oh, di qua. Continua così, grande. Dritto, 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 dritto. Ok, aspetta. Dove posso girare per prendere quello? Di qua? Ok, qua non mi fa andare avanti. Qua sì? Ok. Dai. Ma sono bloccato. Ok, devo fare un altro giro ancora. Evidentemente ci sono più soluzioni. Questo livello lo sto odiando. Così. Ti pre... Oh, ancora. Ma no, 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 no. Devo prima prendere il tappetino. Come faccio a prendere quel dannato tappeto? Sapete cosa? Io lo prendo da qua. Grande. Ok, adesso avviciniamoci alla canna da zucchero. Così prendiamo anche quella. Grande. E ora posso andarmene. Ok, il livello sembra essere stato completato. Dai, fammi uscire. Da dove posso uscire? Deve esserci un'uscita, giusto? Ah, eccola. È qua. Fantastico. Grande, sei stato d'aiuto. Ok, adesso. Chiaramente qua devo piazzare un blocco. Uno qua. Uno qua. E poi devo fare così. C'ho una trapdoor che la posso sicuramente usare. Forse posso usare anche la fence. Cos'altro posso utilizzare? Credo che l'unica soluzione sia questa. Ti prego, non dirmi che ho sbagliato. Ok, adesso spassati maialino, per favore. Eh no, ho sbagliato. Ah, aspetta. Esatto. Quindi questo qua lo posso anche mettere qua. Devo metterci il tappeto? Mi sa di sì. Mettiamo il tappeto. Ok, il tappeto ora me lo riprendo. Mannaggia. Dammi il tappeto. Ehi. Ok, senza tappeto non posso salire. Col tappeto però sì. Dai però. Ma che sfortuna, ragazzi. Dammi il tappeto. Io spero che questo tappeto mi serva in futuro, perché sto perdendo la pazienza, sinceramente, eh. Ogni volta che lo rompo vola via. Dai. Non puoi comportarti come un blocco normale, maledetto. Ok, forse così. Bene, oh, meno male. Ora qua devo riuscire a salire lassù. Te pareva? Quindi ho sbagliato. Forse questa la devo piazzare un po' più in giù. Se la piazzo qua. No. No, qua non può essere corretta. Dovrò piazzarla qui allora. Ok, ora è giusta. Ok, adesso posso fare così e poi così e voilà! Stanza superata! C'è qualcosa qua? No. Bene, si passa alla prossima stanzetta con dei blocchi target. E quelli sono dei dropper. Quindi devo colpire quel target block per ottenere qualcosa. Oh, una crafting. Cosa posso craftare? Fammi vedere.
della carta. Ok, con la carta cosa posso fare? I razzi. Ok, aspetta, ho capito. Devo colpire il blocco target col razzetto? Oddio, spero di non sbagliare la mira. Tecnicamente è giusto, no? Uno. L'ho preso? Grande! E mi ha dato un nautilo, ok. Adesso... non sbagliamo la mira. Sono nel punto giusto? Direi di sì. Vai. Grandissimo, un prismarino. Bene, bene, bene. Ne resta ancora un altro. Che è... esattamente... no. È qua, giusto? Sì. Sento un asino. Grande. Ok, adesso qua c'è una crafting table. Posso fare un blocco di prismarino, che secondo me mi servirà. Ok. E col nautilo non ci posso fare nulla? Oh cavolo. Ok, ok, ok. Abbiamo un blocco. Io devo riuscire a salire. 1, 2, 3, 4. Come faccio a salire 4 blocchi con un solo blocco? Non è che ne posso craftare un altro tipo di razzo? Eh no, non ho abbastanza carta. Questo non diventa sicuramente carta. Questo? Non è che si può bruciare... oh, aspetta. Devo rompere. È vero, regola numero 1. Rompi sempre tutto. Lo sapevo. Lo sapevo! Che cosa posso fare con lo stone cutter? Posso trasformare questo in... mi conviene fare in slab o... in slab, sì, sì, sì. Così ottengo due blocchi. Ne potrei piazzare uno tipo a metà e l'altro un po' più su, però comunque non arriverei sopra. Allora, col tappeto non posso farci nulla, perché non lo posso piazzare a mezz'aria e non mi dà abbastanza spazio per saltare. Non è che c'è qualche blocco invisibile che tipo non sto vedendo, in cui posso saltare. Qualcosa deve... oh mio Dio! Come ho fatto a non accorgermene prima? Ok? Allora, non posso assolutamente sbagliare il posizionamento di questi. Quindi adesso quest'altro lo devo piazzare qua a metà. Cavolo, non sarà facile. Bene! Sì! Sì, 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 ce l'ho fatta! Ok, prossima stanza. Sentivo un asinello, infatti ne avevo ragione. Ok, in qualche modo qua mi permette di ritornare indietro. Analizziamo che cosa c'è. Aspetta, come si chiamava? Gerard, ok. All'interno c'ha il cuore del mare. E qua c'abbiamo una spugna bagnata. Oh, qua che c'è? Ah, devo passare attraverso? Probabilmente sì. Ok, con Gerard posso fare qualcosa? Tecnicamente lo posso comandare? No, in nessun modo. Anche perché non ho la sella, quindi forse devo trovare una sella? Ho paura a rompere questo blocco, secondo voi dovrei romperlo? Tecnicamente se la rompo non succede nulla, esatto. Quindi abbiamo una spugna bagnata. Sicuramente, proprio come nello scorso livello, in qualche modo devo riuscire a entrare all'interno di questo buchetto. E probabilmente lo dovrò fare con l'acqua. Se la matematica non è un'opinione, 2 più 2 fa 4. Con te però non posso fare nulla perché non ho la sella. Oh mio Dio! Sono uno stupido! Ho lasciato la sella nel livello di prima, quello del maiale. Aspetta, posso tornare indietro a prenderla? No che non posso. Ok ragazzi, perdonatemi ma dovrò andare in creativa per questo. Se no la mappa mi sa che non può continuare. Prenderò solo la sella. Ok. Perché avrei dovuto prenderla prima, che errore. Ok, abbiamo la sella. Posso saltare con questo? Potrei incastrarmi forse. Ok, vediamo se... no, sembrerebbe che non stia funzionando. No, 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 no. Deve esserci un altro metodo. E allora cosa... oh! Aspetta un attimo. Non è che... ah! Mi è venuta un'idea. Una volta mi era capitato di giocare una mappa in cui... non ci posso credere! In cui se esci dal cavallo ti rialza di tipo mezzo blocco. Ed eccomi qua. Grazie mille, Gerard. Senza di lui non ce l'avrei mai fatta. Ok, prossima stanza. Oh no. Bene, cosa vediamo? C'è un portale del Nether chiuso. Una crafting table, ovviamente. Posso creare questa volta il condotto. Prima non potevo farlo perché non avevo la crafting. Lo creiamo? Credo che mi servirà. Creiamolo. Ok, allora, ragioniamo. Cosa sappiamo? C'è un portale del Nether, proprio come nello scorso livello, però è chiuso dalla bedrock. Facciamo così. Rompiamo questa, tanto comunque la posso piazzare in qualche modo. Anche... oh, ok. Ah, c'è una fornace. Dici che... forse devo cucinare questa? Avrebbe senso. Aspetta! Aspetta. Se piazzo l'acqua qua potrei riuscire a uscire. No, 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 è rischioso. E poi uscirei dalla mappa, non uscirei dalla stanza. Però sicuramente devo fare l'acqua. Perché devo fare l'acqua? Allora, fermi. Io questo me lo bevo. Tanto secondo me non serve a nulla. Mettiamo il secchio qua. No? Dove lo devo mettere il secchio? Oh cavolo, non mi ricordo. Forse qua. Sì. Sì, 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 sì. Devo fare così e così.
E tecnicamente questo dovrebbe darmi la spugna asciutta e questo si dovrebbe riempire d'acqua. Ti prego dimmi che non sto sbagliando, perché se no non saprei più che cosa fare. Ok, secchio d'acqua, benissimo. Adesso, guardate, se io lo piazzo qua su in alto, potrei uscire. E no che non posso uscire, perché qua ci sono i blocchi invisibili. Mannaggia, quindi non è questa la soluzione. Ti prego non mi dire che ho sbagliato tutto. Allora, proviamo a rompere anche questa. Anche se non credo che mi servirà qualcosa, sinceramente. Però, chi lo sa, magari c'è qualcos'altro nascosto. Un piccone, rompi bedrock! Nah, ne dubito. Dai, dimmi che c'è qualcosa sotto, dimmi che c'è qualcosa sotto, dimmi che c'è qualcosa sotto. Non c'è niente. Allora. Idea! Proprio come nello scorso livello del portale del Nether, aumentiamo il FOV e vediamo se riusciamo a vedere qualcosa attraverso il muro. Meno male che li conosco tutti sti bug di Minecraft. Ok, qua non c'è nulla. Qua non vedo nulla. Oh, aspetta. No, c'è qualcosa. Che cosa cavolo è? È una piantagione con degli observer. Ho capito cosa devo fare. Credo, non lo so. Devo riuscire ad idratare quella piantagione in modo da romperla. E rompendola gli observer dovrebbero fare qualcosa. Quindi devo piazzare dell'acqua? Non so però se era questo il blocco. Forse qua? No, non sta succedendo nulla. Ma l'acqua riesce a passare i blocchi, no? Raga, deve essere per forza questa la soluzione. Però devo capire esattamente qual è il blocco giusto. È questo. Il blocco è qua. Dite che se aspetto abbastanza, riusciamo in qualche modo a far raggiungere l'acqua? Oddio, non lo so, Mi sembra veramente l'unica soluzione possibile. Eh sì, perché come vedete là c'è proprio... c'è tutto un meccanismo. Devo sicuramente riuscire a idratare quella zolla di terra e poi attiverà il command block che mi farà uscire da questa stanza. L'unica cosa è che credo che sto sbagliando semplicemente blocco. Dov'è esattamente? Allora, il blocco esatto è questo. Corretto? No, non è questo, è quello accanto, quindi è questo. Oh mio Dio, idea geniale. E se invece riuscissi a farlo dall'alto? Oh! Oh mio Dio, meno male che non l'ho fatto, meno male che non l'ho fatto. Si è attivato, si è attivato. Avete sentito il meccanismo? Ok, torniamo in modalità normale. L'acqua però stavolta me la prendo. Col cavolo che faccio lo stesso errore di prima. Entriamo nel Nether. Ragazzi, ce la stiamo facendo. Bene. No, non bene. Ok, c'è un altro portale. Ho paura a utilizzare quest'acqua perché potrei rompere i portali. Però credo sia l'unico modo che ho. In realtà potrei utilizzare anche questi due blocchi per salire. Potrei fare uno e due. E no, non ci arriverei comunque. Mi sa che devo usare l'acqua. Oh mio Dio, meno male che non ho usato l'acqua, ragazzi. Sono nel Nether. Evaporerebbe, sono uno stupido. Ok, allora devo fare per forza parkour. Secondo voi ce la faccio? Sì. Posso usare il condotto per salire. Voilà, bene. Si va all'ultima stanza. Eccoci qua. Molto bene, che c'è scritto? Qual è il codice? Oddio, non lo so. Allora, cerchiamo di tenere in mano tutti quanti gli oggetti che potrebbero servirci. Allora, questi sono blocchi invisibili. Però posso cliccarci qua dietro e... ecco, bene. Che cos'è sta combinazione di roba, scusa? Io prendo tutto. Io prendo tutto nello stesso esatto identico ordine in cui ho trovato questi oggetti. Però cosa hanno in comune questi oggetti tra di loro? Sono tutti oggetti che non puoi rompere e ottenere? No. C'è anche un blocco di bedrock addirittura. Wow, ma io me ne sono accorto solo adesso. Ma qua è pieno di pulsanti. Maledetto creatore della mappa. Ci metterò 8 ore a schiacciarli tutti. Però ovviamente li devo schiacciare tutti. Quindi grazie, velocizza il video. Ma non ci arrivo in quelli lassù. Wow. Fermi tutti. Avete sentito? Aspettate, metto il volume al massimo. Perché ci sono dei suoni dei pillager? Tutti gli altri pulsanti, ragazzi, non fanno assolutamente nulla. Visto? Anche se devo essere sincero, non arrivo a schiacciare quelli dell'ultima fila. Però, questo qua emette il suono del pillager. Ed è l'unico pulsante che fa qualcosa. Ok, schiacciando le leve. Attiviamo dei pistoni. Tutti quanti attivano dei pistoni. Ok. Sarebbe impossibile tirare a indovinare perché sono troppe, quindi le combinazioni sarebbero tantissime. E abbiamo un muro verde, un muro giallo, un muro di bottoni, cioè di pulsanti. Lì c'è un ametista. È complicato. Che cosa cavolo ci posso fare con tutti questi oggetti?
Aspetta. Wow, fermi. Se qua ci sono dei pillager. Esatto. E io piazzo una campana. Cosa cavolo è successo? Ok. Ci sono dei villager intrappolati là dietro. 1, 4. E quello che cos'era? Un 7? 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono dei villager in formazione dei numeri. 1, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Non ci credo! Congratulazioni, ce l'hai fatta! Oh mio Dio. Ragazzi, questa è stata l'escape room più difficile di tutta la mia vita. Non ho mai faticato così tanto per completare una mappa di Minecraft. È stata veramente incredibile. Wow! E pensare che abbiamo iniziato da qua, dal nulla cosmico. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace e ciao!